La settimana si conclude con un generale aumento dei contagi da Covid-19 su tutto il territorio regionale. Sono stati superati i 150 casi ogni 100.000 abitanti. Diversa è l'incidenza per fascia d'età. Mentre l'estate scorsa il virus correva maggiormente tra gli adolescenti, ad essere nel mirino in questo momento sono i bambini e i ragazzi in età pediatrica. Un'incidenza che è 2,5 volte superiore a quelle nelle altre fasce d'età. Quindi indubbiamente la circolazione in questa fascia d'età è importante per sostenere la circolazione e per sostenere l'epidemia. La Liguria nell'ultimo report ministeriale si conferma in area bianca con rischio moderato. Per quanto riguarda le coperture vaccinali, l'85% dei soggetti sopra i 50 anni hanno ricevuto almeno una dose. La novità è l'arrivo del vaccino pediatrico approvato da EMA. Si tratta di una nuova formulazione di Pfizer rimodulata per garantire la tollerabilità da parte dei bambini. Nell'adulto la fiala è di colore viola, nel bambino la fiala. Nel bambino tra 5 e 11 anni, la fiala, che ha un dosaggio di un terzo rispetto a quello dell'adulto, un'ottima efficacia di protezione del vaccino, ma anche un ottimo profilo di tollerabilità, che è stato studiato rispetto al placebo. Infine il dato sugli ospedalizzati. Le terapie intensive stanno oscillando tra i 18 e i 20 pazienti su tutta la regione. Si tratta per lo più di persone non vaccinate. Il 90% di questi pazienti, lo dico con tristezza, non sono pazienti vaccinati, quindi questo dimostra che in realtà la popolazione non vaccinata con nessuna dose è in realtà fragilissima in questo momento di alta circolazione virale, e quindi questo è un problema che, diciamo, chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale deve porsi.